Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siccome non sono riuscita a farvi le foto su Instagram e lasciarle in maniera stabile delle mie palette con tutti gli swatch, ho deciso di farvi un video per ogni palette o quasi. Vediamo. Sicuramente per questo video vi mostrerò una sola palette, perché quella che vi andrò a mostrare è la Superstar, che contiene tutti gli ombretti nude. Ve la faccio rivedere. Come vedete è piuttosto impegnativa. Vi dirò per ogni colore anche il marchio. Non mi chiedete però da quale palette è tratta, perché veramente non lo ricordo, sarebbe assurdo che io lo ricordassi. Parto dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. E i primi colori vi dico già che, essendo molto chiari, sono tutti panna crema. Non so se riuscite a vedere, me lo auguro. Vi mostro i primi 8 colori e questi sono tutti di Nabla. Proseguiamo. Credo che sarà veramente impegnativo swatcharvi tutte le palette, ma nel caso foste curiosi mi sembrava doveroso farlo. Anche semplicemente per darvi un senso all'utilità di aver ridotto così le palette. Ok, questi sono sempre tutti Nabla. Sto canticchiando la sera del telefilm Bittersweet, che danno su Canale 5, mi pare. Sì, dovrebbe essere Canale 5, che io trovo assolutamente carinissimo. Mi ci sto proprio andando, sto andando in fissa. Voi lo seguite? Questo mi piace. Sempre Nabla. Poi continuiamo. Ne faccio 8 per volta, perché se no poi, se sto 3 ore a farvi gli swatch, penso che vi addormentate. Ho fatto questo, sì. Sempre Nabla, finora sono tutti opachi, eh? Ho messo prima i matte e poi gli shimmer per quanto riguarda Nabla. Siamo alla terza fila di Nabla, che sono 3 file. Ok, ora vi sto swatchando gli ultimi 2 matte e poi parto con gli shimmer. Quindi diciamo che adesso vedrete un po' più di fashion, perché ovviamente sono i colori nude. I matte, sì, perché là vedete la qualità, però non è che siano proprio il massimo del divertente, diciamo. Ecco qua, sempre tutto Nabla, i 2 matte, e in realtà sono tutti shimmer. Spero che non sentite troppo il ventilatore, ma non ce la posso fare senza, non vivrei. È troppo caldo, ragazzi. Io, guardate, ho sempre amato l'estate, ma non ho mai sofferto il caldo come quest'anno, veramente. Mi sto soffrendo proprio tanto. Ok, sono tutti Nabla tranne questi due, che sono Mulac, e sono entrambi opachi.
Credo proprio che questa paletta io la porterò al lavoro perché trovo sia veramente comodissima così. Tutti Mulac, tutti opachi tranne l'ultimo. E adesso partiamo anche con gli shimmer con Mulac. Sì, aspetta, devo fare la seconda fila. Allora, questa fila è ancora Mulac, mentre questa è la prima fila da Natasha Denona, scusatemi. Credo sia la Sunset, pa sì, la Sunset Palette. Considerate che la Natasha Denona non l'ho divisa per finish, ma ho voluto lasciare esattamente l'ordine delle palette, quindi questa è la prima erano i primi quattro colori della Mini Sunset. Adesso lo pulisco e continuiamo. Già ribadisco l'idea che secondo me gli ombretti Natasha Denona siano qualcosa di bellissimo e che io prima o poi debba fare la pazienza di comprare la palette Mini Sunset. Allora, questi sono tutti Natasha Denona tranne questi ultimi due che sono MAC. Credo siano MAC. No, non sono MAC, scusatemi, erano. Ce la posso fare. Erano Morphe della paletta quella con Jaclyn Hill. Ok. Poi abbiamo questi quattro che in realtà non lo so perché stessero da sole. Aspettate che mi faccio anche gli swatch per gli altri quattro. Allora, questi quattro di sopra, io non lo so perché se stanno da soli dalla forma mi sembrano Nabla, però sono messi da soli. Forse non erano Nabla. Però non mi vengono in mente altri marchi. A meno che non fossero. Potrebbero essere della Iconica. Sì, altamente probabile che se non messi lì da soli fossero della Iconica. Quelli di sotto invece sono sempre Morphe con Jaclyn Hill. Poi comunque non prendete per certo quello che vi dico per i marchi perché non li vedo, quindi non vi so dire con assoluta certezza, però sono abbastanza convinta. Diciamo che lo capisco dalla forma delle cialde. Mi sono persa. Ok, sempre tutto Morphe e Jaclyn Hill, sono mischiati finish, ancora non ho fatto distinzione. Scusate, sono tipo in fissa questa canzoncina. Siamo a metà, eh? Anzi, abbiamo superato la metà, quindi forza. Allora, questa prima fine è ancora Jaclyn Hill, questa seconda è MAC. Devo dare che MAC è meno pigmentata finora fra tutte. Però non sempre questo è un contro, perché se dovete fare certi tipi di lavori vi serve anche che non siano troppo pigmentati, eh. Poi considerate anche che la mia base non è buona in quanto comunque pulendola ogni momento la pelle è inevitabilmente bagnata e la maggior parte sono colori matte che insomma non rendono il pieno.
disegnati. Questi qua sono sempre MAC. Poi abbiamo, in realtà l'ordine che ho messo adesso era un po' quello semplicemente di far entrare le cialde per quanto riguarda l'ultima parte. Quando vedete qualche colore che sembra mancante, non ve l'ho detto prima, so perché sono i panna. Allora, qui abbiamo, in questa prima fila, abbiamo MAC, questo è Mulac, questo brillante, e qui abbiamo Morphe, e poi sotto qui abbiamo tutti e quattro Inglot. Vedete che carino quello luminoso. Siamo quasi finito. Resistete. Che magari invece vi sta piacendo, chissà. Allora, qui abbiamo la prima fila e Wycon, e qui invece abbiamo MAC tranne l'ultimo, questo qui, che sapete che non mi ricordo. Non mi ricordo quella cialda che forma aveva, cioè che macchio aveva. E poi sto facendo l'ultima fila, eh. Allora, qui abbiamo il primo è Kiko e questi altri sono Uva's Place. Anche questo brillante è Uva's Place. Poi questo qua è Nabla, il secondo. E il terzo, questo shimmer, è Mulac. E quest'altro è, come si chiama? Morphe. Ce la possiamo fare, vi sboccio gli ultimi due e abbiamo finito. E questi sono Morphe e questa è l'altra che non mi ricordo, che erano un duo. Questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace, mi raccomando iscrivetevi a Instagram se non l'avete già fatto, oltre che a questo canale. Alla prossima, un bacio!